Il momento più duro del combattimento è stato proprio qui, all'ingresso della città. Anche ora è difficile, oltrepassare il fiume è complicato, ma in genere i russi scappano. Adesso è dall'altra parte del fiume che si combatte pesantemente. Hanno avuto rinforzi e non se ne vogliono andare. Le armi occidentali hanno avuto un effetto in questa parte. Sì, hanno aiutato. Durante l'occupazione i russi hanno provato a convincere la popolazione che era un bene, che loro erano entrati in città. Hanno anche affisso dei manifesti, dei cartelloni, con la Z e i colori di San Giorgio. Sulla strada è pieno di mezzi abbandonati russi, ma anche macchine, con la Z sulle fiancate, per farsi riconoscere dalle truppe di Mosca. Adesso sono rimaste così, colpite. Ho visto le fosse e le avrò per tutta la vita, quelle immagini nella mia mente. Un'intera famiglia, una giovane donna di 31 anni, suo marito di 33, due figlie, una delle quali non aveva neanche compiuto 6 anni, e i loro nonni. Questo è quello che mi ha colpito di più. Questa è Izium, la città appena liberata, dove hanno trovato le fosse comuni con 440 cadaveri. La città che ha vissuto 4 mesi di occupazione e adesso è libera. Gaza, Iraq, Siria, mezzo Medio Oriente, Africa, tanta Africa, Est Europa, tanta Italia anche. E adesso sono qui. I sorrisi cambiano, sono diversi. Eh sì, questi sono, se è possibile passare il termine, più violenti. Perché hanno dentro una rabbia, un po' come se la gioia si vendicasse, no, ad un certo punto, no? E si sente, e speriamo davvero che adesso si possa ricominciare, perché davvero è fondamentale, vero? Beh, anche l'elemosiniere del Papa ha mandato un rapporto, che non può essere sospettato, insomma, di parzialità, ha mandato un rapporto nel quale dice: abbiamo visto le persone torturate e uccise. Perché le fosse comuni servono a due cose. Uno è la forma di sepoltura drammaticamente più rapida, no? Anche se uno è morto sotto un bombardamento, ma purtroppo lì sono state trovate, ne chiedo brevemente conferma a Pier Vincenzi, anche delle persone che sono state torturate e uccise, insomma, gente con le mani legate dietro la schiena, insomma, un altro, sì, tipo, un altro genere di... Con dei segni inequivocabili di violenze, molte sui militari, la vera fossa comune era quella dove hanno trovato un gran numero di militari ucraini, però anche nei civili. E poi abbiamo visto le celle, nell'occupazione di Izium sono state prese quelli che erano i palazzi dell'amministrazione, alcuni dei quali sono stati trasformati in delle carceri, dove venivano rinchiusi e interrogati con diverse violenze, alcuni sospettati, civili sospettati di collaborazionismo o che avevano addirittura solo dei parenti nell'esercito ucraino, quindi una stragrande maggioranza, visto la mobilitazione che in Ucraina è avvenuta. Ma Izium è solo uno dei posti dove stanno emergendo queste violenze. Nei tanti paesi liberati, nei villaggi liberati, per esempio a nord e nord-est di Kharkiv, stanno venendo a galla anche a tante altre brutalità. Detto questo, oggi è stato un po' il giorno che l'Ucraina attendeva con il fiato sospeso. Il discorso di Putin è stato ascoltato anche qui e la lettura delle frasi del leader della Federazione Russa qui, insomma, hanno avuto una loro interpretazione. La paura c'è, la minaccia nucleare è percepita, la sentono, ma si chiedono anche se questi 300.000 nuovi soldati russi saranno in grado di contenere quello che ormai è un esercito estremamente preparato, quello ucraino, che con le armi occidentali ha fatto questa controffensiva e sono stati inarrestabili, soprattutto grazie all'artiglieria fornita dagli Stati Uniti e ai mezzi blindati per il trasporto truppe. Questo ha fatto la differenza qui. Allora, adesso ci fermiamo un momento per il Tg1, poi la ripresa sentiremo Fabio Donacci e Sandro Teti e cercheremo un momento di capire, allora, come diceva Pier Vincenzi, gli ucraini sono ormai un esercito molto ben strutturato. Si fermeranno, non si fermeranno, che succederà tra poco?